attenzione, a seguito della rimozione di ordigno bellico, oggi alle ore 7.30 iniziano le operazioni di evacuazione che dovranno concludersi entro non oltre le ore 8. Siamo a Cesena, nella frazione di Bulgarno, e questa zona della città stamattina è stata evacuata. Sembra di essere sul set di un film di fantascienza perché le case sono vuote e le strade sono stranamente silenziose. Tutto questo perché stamattina, intorno alle 7, gli abitanti della zona sono stati invitati ad abbandonare le proprie case per consentire alle forze dell'ordine di prelevare, di asportare una bomba di 500 libbre risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovata nel sottosuolo durante i lavori di scavo per la sistemazione della condotta fognaria. L'ordigno, rimasto inesploso in tutti questi anni, è stato trasportato dai militari del reggimento paracadutisti della Folgore in un'altra zona della città, esattamente nella frazione di San Carlo, in via Mamante, dove è ubicata una cava presso cui la bomba è stata fatta brillare. I residenti di Bulgarno e di San Carlo, che sono stati allontanati per la loro sicurezza, sono rientrati nelle loro case al termine delle operazioni, intorno alle 13. Un grosso disagio dunque, che ha evitato però il rischio di vedere saltare in aria un'intera frazione della città di Cesena, poiché la carica esplosiva dell'ordigno sarebbe stata in grado di spazzare via l'intera zona. Questo tipo di rinvenimento non è una novità per la Romagna, anche se stavolta si è trattato di un caso davvero singolare, poiché proprio in queste zone passava la linea gotica, in tedesco la Gotenstellung, che nel 1944 fu la linea difensiva istituita dai tedeschi per rallentare l'avanzata verso il nord Italia dell'esercito alleato. Anche questa volta dunque il pericolo è stato scongiurato, ma le forze dell'ordine ricordano ai cittadini che in caso di rinvenimento gli ordigni, anche se di piccole dimensioni, non vanno assolutamente toccati. È obbligatorio inoltre informare nel giro di poco tempo le autorità militari del ritrovamento.